Ciao belli, siccome mi avete chiesto più video di macchine americane, nel video di oggi vedremo la storia di una macchina americana, appunto, ma veramente molto particolare, una cosa un po' fuori dal comune. Si tratta di una macchina di ispirazione italiana, anche se con il cuore 100% a stelle e strisce. Una macchina che per molti aspetti è forse più simile a un aeroplano, potente come un jet, ma che però purtroppo non è mai riuscita a decollare. Vedremo la storia della Vector W8, una macchina con una storia così intricata da far impallidire anche gli sceneggiatori di James Bond. Si parlerà di intrighi internazionali, di spionaggio dei tedeschi, di compravendite indonesiane, insomma un vero e proprio disastro. Comunque, ora vi racconto tutto quanto. Voi tanto la prassi la sapete, no? Mettetevi comodi, controllate di esservi iscritti al canale e sigla! La W8 è prodotta da un'azienda americana che si chiama Vector, azienda fondata da Gerald Whiter nel 1971. Attenzione perché 1971 è una data importante, tenetelo a mente perché poi ci torniamo. Cominciamo subito con la parte che sembra normale. Si tratta infatti di un tentativo americano di produrre una supercar per competere con le concorrenti europee. Classico esempio di auto all'americana, quindi. Per quello che riguarda il motore, un bel Rodec da 6 litri, V8 evidentemente, praticamente il classico small block della Chevrolet, anche se in questo caso gli hanno aggiunto un bel paio di turbine per portare il motore a erogare alla fine la ragguardevole potenza di circa 620-625 cavalli. Ma attenzione, perché smanacciando un po' nel motore e portando la potenza delle turbine a ben 14 PSI, dallo stesso motore sono riusciti a tirare fuori 1200 cavalli. Qualcosa di incredibile. A consegnare tutta quella potenza alle ruote troviamo una trasmissione praticamente giurassica. Si tratta infatti della 425 Turbo Hydramatic, che bene o male, anche se con le opportune modifiche, per carità ci mancherebbe altro, altro non è che la trasmissione della Oldsmobile Tornado. Nonostante l'auto sia abbastanza rudimentale dal punto di vista tecnico, ha comunque una potenza fenomenale. Pensate che in accelerazione tocca gli 0,97 g, è qualcosa praticamente da svenire. Considerate che un aeroplano di linea, quando decolla, a malapena è in grado di generare 0,4-0,5 g. La W8 è stata prodotta dal 1989 al 1993, tra l'altro in pochissimi esemplari, circa una ventina. Vi dico circa perché le fonti non sono molto precise, quindi insomma il numero più o meno gira intorno ai 20. Cosa importante però sono le date, perché come vi dicevo l'azienda è stata fondata all'inizio degli anni 70 e la macchina esce alla fine degli anni 80. Trovare i fondi evidentemente non è stata cosa facile, poche garanzie, grandi visioni, magari qualche prototipo un po' troppo scorbutico, ed ecco che Gerald, per trovare i soldi di cui aveva bisogno, ci ha messo praticamente tutta la vita e ancora non sapeva che il bello doveva ancora arrivare. Andiamo avanti con la storia. Come vi dicevo all'inizio, la sua idea era quella di produrre una supercar americana per competere con quelle italiane, e infatti pensate che si ispirò proprio a un Alfa Romeo. Mi riferisco evidentemente alla meravigliosa Alfa Romeo Carabo di Bertone. Tra l'altro pensate che la Carabo prende il nome da un coleottero. Macchina che, come abbiamo visto in un altro video, che tra l'altro vi lascio qua sopra linkato se lo volete andare a vedere, ha ispirato niente meno che la Lamborghini Countach. Quindi, per ricapitolare il discorso date, il nostro amico Jerry si ispira a un'auto del 1968, la Carabo, per produrre un'automobile, la W8, che uscirà nel 1989. Non so se ci rendiamo conto dell'arco temporale, 68-89. Bella roba. Lo 0-100 della W8 arriva in 3,9 secondi, che per darvi un metro di paragone è più o meno lo stesso tempo che serve a macchine del calibro della Ferrari F40 o della Koenigsegg CCR o della Maserati MC12. Pensate che la forma della W8 gli consente di avere un coefficiente di penetrazione aerodinamica, il CX, di 0,32, che è un numero veramente ragguardevole. Pensate, per farvi capire, che è esattamente lo stesso numero che hanno auto del calibro della 997 GT2 o della Nissan ZX. Piccola parentesi nerd, il CX di 0,32, che è veramente molto buono, è tra l'altro anche il CX della Fiat Croma. Così, no, adesso dicevo, Ora, in tutta onestà, Jerry gli ingredienti ce li aveva messi tutti quanti. Si tratta di una macchina che ha potenza infinita, una carrozzeria veniristica, pensate che era di Kevlar e fibra di carbonio, montata su un telaio monoscocca di tipo Honeycomb in alluminio. Insomma, la forma sexy che aveva, gli interni non ne parliamo, sono meravigliosi, LCD da tutte le parti, sembra il cruscotto di un tornado. Finisce persino in un film con Wesley Snipes e Sean Connery, se non mi ricordo male. Il titolo dovrebbe essere Sollevante, insomma, poi me lo dite nei commenti se non è quello il titolo. Insomma,
tutto quello che serve per fare una macchina che fa impazzire il jet set, e forse probabilmente è proprio qui che cominciano i suoi guai. Nel 1991 il tennista André Agassi acquista una W8 per la modica cifra di circa $500,000, 455.000 per la precisione, e insiste talmente tanto per avere l'auto consegnata che insomma alla fine convince la Vector a consegnargli una auto incompleta, impegnandosi a non usarla però, cosa che il tennista non fa, e ahimè la macchina si incendia e il ritorno di fiamma, piuttosto che finire sulle chiappe del tennista, finisce direttamente sul tavolo dell'amministratore delegato dell'azienda. Un danno d'immagine dal quale la Vector non si riprenderà mai veramente. Con Agassi le acque si fanno sempre più torbide per Mr. Vector, e poi soprattutto va anche detta un'altra cosa: le grandi case costruttrici di auto, specie quelle sportive, non è che siano propriamente così aperte a lasciare eventuali fetti di mercato a nuovi competitor, no? Basti pensare anche alla storia tutta italiana di Artioli con la sua meravigliosa Bugatti EB110, ma vabbè, forse quella magari è un'altra storia. Anzi, se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, che ve la racconto in un altro video. Tra un guaio e l'altro, nel 1994 la Vector viene acquisita da un'azienda indonesiana di nome Megatech, nome che forse i più attenti di voi avranno già sentito, azienda di proprietà di un certo Utomo Mandala Putra, che nei confronti della Vector si comporterà proprio da grandissimo figlio di Putra, evidentemente. La pensata di Utomo era semplice quanto micidiale. La Megatech aveva infatti acquisito anche la Lamborghini, e quindi l'idea era relativamente semplice, no? Ovvero costruire una supercar americana che condividesse il sofisticato motore del Toro di Sant'Agata. Più facile logicamente a dirsi che non a farsi, e infatti si rese ben presto conto che sarebbe stato molto più facile vendere la Lamborghini ed eliminare un potenziale concorrente. E infatti così fece nello stesso 94, vendette la Lamborghini ai tedeschi di Audi e, dopo qualche altro prototipo poco fortunato, la Vector fu definitivamente affossata. Qualche rumor si dice addirittura che nei primi anni 2000 lui stesse cercando di rilanciare il marchio, addirittura si fece vedere a qualche concorso di eleganza con un prototipo che prometteva di avere qualcosa come 1850 cavalli, insomma una cosa straordinaria. Purtroppo però la fortuna non è stata dalla sua parte, e oltretutto di recente poveretto è anche scomparso. Un vero peccato a mio avviso. La W8 era una macchina veramente molto interessante, avrebbe potuto essere una concorrente in più, un motivo per alzare l'asticella chissà dove. Ma si sa, purtroppo il mercato dell'automobile non sempre è un mercato molto aperto alla sana competizione. Voi che ne dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e chi non si iscrive al canale è un sacripante.